veramente sì, sarebbe superfluo dire ringraziare Geraci per il suo contributo, che per me serve sempre a fare una messa a fuoco di quello che sta accadendo. Dall'altra parte sono un po' preoccupato di una cosa, visto che vivo in Italia e sono un neo-italiano, della confusione che regna nei governi italiani, nel senso che non so se è deliberata o è casuale, nel senso che se è deliberata è pessima, nel senso che creare confusione, non governare un fenomeno, significa determinare degli effetti disastrosi. Ma se è deliberata, almeno uno può cambiare la delibera, se non è deliberata, veramente mi preoccuperei. Detto questo, all'inizio della sua relazione Geraci ha detto qualcosa che, se ho capito bene, era: ambulatori come Socos, come la Caritas, sarebbe meglio che non ci fossero, teoricamente, in prospettiva, no? E credo che almeno molte volte noi come Socos ce lo diciamo, se potessimo dedicarci ad altro forse sarebbe meglio per tutti. Dico questo perché in modo presento Mauro Palazzi, che è responsabile dell'unità operativa di epidemiologia e sanità pubblica di Cesena, ma è qui come anche come associazione Salem. Dico due parole perché Salem nasce come fotocopia di Socos, scusate il termine di fotocopia, perché con Mauro ci siamo conosciuti proprio quando si cominciava a ragionare a costruire una realtà a Cesena come Socos a Bologna, solo che Mauro è andato molto rapidamente rispetto a noi, nel senso che a un certo punto è riuscito a fare il passo che tutti in qualche modo vogliamo fare, cioè a fare in modo che sia la realtà dell'azienda sanitaria a svolgere questa funzione. Ecco, mi sembra in qualche modo ecco, questo il senso un po', per cui chiedo in qualche modo di raccontarci, in qualche modo, visto che anche siamo della stessa regione, questa esperienza, questo passaggio, ecco questa è la richiesta che faccio a Mauro. Prego Mauro. Come ha detto Rabi, io vi presento la nostra esperienza, un'esperienza piccola. Noi veniamo da una realtà che Cesena è una realtà che è come un distretto per Bologna, ecco. Ma io sono convinto che a volte le piccole dimensioni siano anche qualcosa che favorisce molto anche lo sviluppo dell'intervento. Il territorio cesenate, ve lo presento rapidamente, è una realtà di 15 comuni, 200.000 abitanti. Abbiamo una caratteristica, siamo affacciati sull'Adriatico, una stagione turistica, un polo ricettivo alberghiero di ristorazione, poi lo sanno perché a volte vengono a mangiare Rabi e gli altri amici, molto buono. E stagionalità anche per un grosso e un importante comparto agroindustriale che si sviluppa con la frutticoltura e l'allevamento, soprattutto di pollame, che attira moltissimi immigrati, soprattutto stagionali, e tra questi anche immigrati non in regola. La nostra realtà, come vi dicevo, è piccola rispetto a Bologna. Negli anni vediamo che il numero di stranieri aumenta sensibilmente, siamo a 12.700 stranieri, e se applichiamo quella stima che è sempre pericolosa perché non si sa, però se facciamo una stima è una stima, diciamo tra il 12, il 15, il 18% più o meno, pensiamo a un circa 1.800 stranieri irregolari presenti. Perché è nato il progetto? È nato con un ascolto. Io mi occupavo a quel tempo di tubercolosi, di prevenzione della tubercolosi. Avevamo fatto un lavoro assieme alle associazioni che si occupavano appunto di persone che erano interessate a questo problema, tra cui anche la Caritas, il centro di accoglienza, e proprio da loro venne fuori una richiesta di aiuto a gestire meglio la salute degli immigrati irregolari. Fino allora nella nostra realtà si faceva praticamente un'assistenza basata sulla buona volontà di alcuni medici che così chiamati direttamente dal volontari Caritas oppure da conoscenti, così davano le cure individualmente, gratuitamente agli immigrati. Però poi ovviamente, come sapete, con tutta una serie di problemi nella garantire la continuità, anche gli approfondimenti diagnostici, anche le terapie che erano a volte costose. E ecco qui, tra l'altro, visto che in sala anche la Giovanna Dallari, quindi la voglio salutare in modo particolare, perché assieme poi a Rabi, anzi è stata lei che mi ha dato l'indirizzo di Rabi, è una delle persone che devo ringraziare in modo particolare, perché quando abbiamo avuto questa idea io mi sono mosso a cercare un pochettino di capire chi stava già lavorando. Era un po' troppo lontano andare a trovare Salvatore Geraci a Roma, sono andato dalla Giovanna che mi ha appunto accolto, mi ha raccontato del centro Biavati, della Socos,
E diciamo, sono andato nel centro Piavartis, ma quando sono andato a vedere la Socors, devo dire che mi sono trovato a parlare un linguaggio che è stato molto comprensibile. Rabbi Shattat mi accolse come un immigrato irregolare, quindi no, mi accolse veramente con grande amicizia, grande competenza, grande passione, e io non feci altro che scoppiazzare un pochettino le idee, il modello e portarlo giù a Cesena. Quindi è per questo motivo che oggi ci tenevo tantissimo a essere qui, vi ringrazio. Il modello nostro però non è proprio una fotocopia, come diceva Rabbi, ma è una fotocopia un po' diversa, nel senso che sono comuni alcuni principi, alcune metodologie, alcuni approcci, però noi l'abbiamo fatto in un modo molto diverso. L'abbiamo fatto, diciamo, adesso questi sono gli obiettivi del progetto, ma apro un attimo una parentesi, l'abbiamo fatto in un modo diverso adattandolo alla nostra realtà e anche sulla base di alcuni ragionamenti che poi vi farò. E gli obiettivi che ci eravamo dati con questo progetto erano innanzitutto di superare quel problema che c'era all'interno della nostra azienda USLA, che quando si presentava un immigrato irregolare succedeva il panico. La gente, gli operatori non sapevano bene come raffrontarsi, come comportarsi con lui, e cominciavano a telefonare a destra e manca. Qualcosa ovviamente bisognava fare, però le risposte erano incoerenti, differenziate, eccetera. Allora, prima di tutto volevamo definire bene le modalità di erogazione, anche perché nel frattempo era uscita la legge 40 e veniva riconosciuto questo diritto, e anche di darne le informazioni, perché la legge 40 ha sancito un diritto, però per essere fruito bisogna che le persone che appunto ne possono fruire lo conoscano. Le azioni realizzate qui sono state la definizione di percorsi e linee guida. Noi proprio abbiamo fatto delle linee guida che sono state continuamente aggiornate, l'ultimo aggiornamento è il febbraio di quest'anno, e sono state distribuite a tutti gli operatori che sono stati anche formati per questo. Poi è stata fatta proprio una formazione anche agli operatori dei servizi per stranieri, delle associazioni per straniere, per cercare di diffondere al massimo le informazioni. Un altro obiettivo era appunto quello di creare dei percorsi specifici per dare assistenza a queste persone. La rete dei medici SALA, vi dicevo, ci siamo ispirati, ma poi abbiamo fatto un ragionamento molto diverso. Il ragionamento è stato quello di non aprire un unico centro specifico per questa assistenza. Noi abbiamo fatto questa scelta, diciamo, per diversi motivi. Il primo motivo è che la nostra realtà è una realtà nella quale ci sono 15 comuni, un comune capoluogo, Cesena, che ha la metà degli abitanti, però gli stranieri sono prevalentemente residenti nei piccoli comuni, dove le case costano meno, c'è anche più vicinanza con le offerte di lavoro. Allora, innanzitutto fare un centro di assistenza a Cesena, aperto alcuni orari, non è Bologna, dove lì avrebbe comportato delle difficoltà effettive di accesso per chi doveva venire dai comuni piccoli, in più anche con degli orari di apertura non facili da garantire. Abbiamo sondato la disponibilità proprio di quei medici di famiglia che già bene o male facevano questa attività individualmente e li abbiamo aggregati insieme in un'associazione, e con questa associazione noi abbiamo aperto praticamente 30 ambulatori su tutto il nostro territorio, 30 ambulatori di medici di famiglia che nei loro orari, con i loro percorsi, accoglievano e visitavano questi immigrati. Nello stesso tempo, in questo modo appunto abbiamo garantito ampi orari di apertura. Questa scelta quindi è stata fatta sia per questo motivo, ma anche, e qui mi dispiace, ma mi fa piacere che Salvatore prima abbia riportato il caso di Treviso della donna arrestata, perché io in quei periodi io sono sempre un po' diffidente delle cose e ho fatto questo ragionamento: ma se io sono un poliziotto e voglio arrestare degli immigrati irregolari, se io vado fuori da un ambulatorio dove si visitano gli immigrati irregolari, mi metto lì e come un pescatore pesca con la rete. Cioè, secondo me non mi risulta che sia mai successo, però visto quello che sta succedendo non mi meraviglierei che ci potessimo arrivare. Chiaramente un'assistenza dispersa garantisce di più anche da questo punto di vista l'immigrato, che ovviamente sempre più con difficoltà si avvicina. In più, l'altro motivo è stato quello di ragionare sul fatto che volevamo dare comunque un percorso simile a quello degli italiani, perché
Molti delle persone che si trovano in fase di irregolarità, sapete bene, si trovano in questa fase temporaneamente. Sono persone che non solo devono rientrare nel loro paese, ma alcuni sono temporaneamente perché si stanno regolarizzando o hanno perso la regolarizzazione e devono attendere un periodo. Quindi in questo senso ci sembrava importante inserirli negli stessi percorsi e abituarli a seguire il percorso previsto da noi, medico di famiglia, pediatra, eccetera. È stata fatta la convenzione con l'azienda USLA, che si è mostrata sempre molto disponibile in questo senso, e quindi abbiamo fatto sì che i nostri ricettari venissero accettati e quindi la diagnostica e gli interventi venissero ricompresi all'interno della convenzione. Poi abbiamo cercato di garantire anche un'assistenza odontoiatrica con un dentista che faceva, diciamo, un prezzo sociale, ecco, degli suoi interventi. Prego. L'altro obiettivo era quello di capire un po' meglio questo fenomeno, di cui non si conosceva granché, quindi abbiamo migliorato il nostro sistema informativo e siamo arrivati piano piano a produrre, ormai sono 5 anni o 6 anni, un report annuale in cui presentiamo, diciamo, i dati relativi a queste persone irregolari che vengono assistite da noi. Questo è un esempio, diciamo, di uno dei grafici che sono dentro il report e vi dà anche le dimensioni della nostra piccola attività. Noi siamo partiti nel 2000 con 361 assistiti e poi siamo attualmente attorno ai 630 nel 2007. Ovviamente, come sapete, ci sono dei picchi legati a vari fenomeni, regolarizzazione e quant'altro. Comunque, nella nostra realtà, se consideriamo 1800 ipotetici immigrati irregolari, diciamo che ne abbiamo assistiti circa un terzo. Questo è un altro esempio, anche questo per raccontare meglio alle persone chi sono questi immigrati irregolari, quindi far vedere che molte persone sono proprio quelle signore che vengono ad assistere i nostri parenti invalidi, disabili e non autosufficienti, come siano comunque una popolazione molto giovane, eccetera. Poi le nazionalità che ci fanno vedere appunto come si ripercorre praticamente a specchio la nazionalità anche dei residenti. Marocco, Albania da noi sono prevalenti, con la Romania che è cresciuta sempre di più, vedete, negli anni, e questo per dire un po' le informazioni che potevamo raccogliere. Ecco, alcuni risultati, alcuni punti di forza che secondo noi sono in questo progetto. Siamo riusciti a garantire una buona accessibilità, cioè ambulatori distribuiti nel territorio, orari di apertura ampi, eccetera. Abbiamo dato una definizione chiara dei percorsi. Vi assicuro che io ero uno di quelli che riceveva 2 telefonate al giorno, ma come dobbiamo fare così? Da anni non ci sono più problemi, la gente sa come comportarsi, eccetera. I percorsi assistenziali sono integrati con quelli dei residenti, quindi più integrazione, più inclusione all'interno del servizio sanitario. C'è un miglioramento della sanità pubblica, perché comunque si intercettano anche malattie, sapete che anche questo qui è un aspetto importante. Abbiamo più conoscenze sul fenomeno e anche i nostri operatori hanno migliorato con i corsi di formazione, diciamo, competenze e consapevolezze. Punti deboli in questo impianto sono sicuramente la mancanza di un mediatore negli ambulatori, essendo dispersi così, a differenza di un centro che cura, diciamo, in modo unitario, si perde la possibilità di avere una mediazione e questo in alcuni casi può rappresentare effettivamente un problema. Diciamo che per le donne e i bambini lo riusciamo a risolvere, in quanto si possono rivolgere anche ai consultori dove lì c'è. Ecco. E poi, ecco, la difficoltà di raccogliere i dati dai medici, perché sono volontari, sono ovviamente sempre stati molto disponibili, ma poi hanno così tante carte da riempire che dare indietro a noi i dati, sta a sentire, già che ti visito il paziente mi chiedere un'altra scartoffia, e quindi quello lì purtroppo è un dato che ci è sempre mancato. Abbiamo avuto anche qualcuno che non ha gradito molto. Qui parliamo del 2001, con articoli che sono venuti, interrogazioni regionali, abbiamo avuto interrogazioni al Consiglio anche comunale che hanno chiesto la sospensione del progetto, la mia cacciata, eccetera, eccetera. Altri ci hanno apprezzato, siamo stati segnalati tra i migliori progetti al servizio del cittadino dal premio Lesini, anche il premio Martignani ci ha selezionato, non vinciamo mai, però va bene. Ecco,
Dice il Rabbi che cosa abbiamo fatto. Noi siamo riusciti a raggiungere quello che è un po', penso, l'obiettivo di tutti i volontari, o almeno dovrebbe esserlo, quello di autosciogliersi quando il bisogno viene assunto e la responsabilità dell'erogazione viene assunta dalla struttura pubblica. Quindi dal primo gennaio di quest'anno non esistiamo più. Quindi l'associazione Salem, che era nata dedicata tra l'altro a Salem Ramovic, che era un bambino rom morto nel casilino, no? Nel campo rom di Roma nel 98, non esiste più, e l'assistenza è stata assunta in toto dalla ASL. Quindi abbiamo fatto pressioni con la ASL dicendo che non eravamo più disponibili a continuare, ma volevamo che si prendesse la responsabilità di strutturare all'interno delle attività appunto istituzionali questo servizio. L'ASL ci ha ascoltato, ci ha messo un annetto ad ascoltarci, però alla fine ci ha ascoltato, ed è entrato questo, diciamo, all'interno della convenzione con i medici di famiglia, che a questo punto non sono più 30, ma sono 150, coprono integralmente il territorio, e a questo punto ricevono un riconoscimento di, penso, una ventina di euro per ogni visita e prestazione che fanno. In questo caso il ritorno informativo da loro è assicurato, perché è la condizione per avere i soldi, quindi abbiamo già scoperto che nei primi 7 mesi sono state fatte 226 visite, che più o meno vogliono dire il mantenimento dello storico, perché consideriamo circa 30-40 visite al mese nella nostra realtà. Questa conquista, che appunto Rabbi sottolineava così, non è stata molto gradita. Abbiamo riavuto di nuovo l'anno scorso una grossa attacco politico sui giornali, quindi i clandestini costano milioni, e ai clandestini paghiamo anche l'aborto, ora gli diamo anche il medico di base, poi vabbè, cresce l'assistenza agli stranieri, qualcuno è stato anche contento. Notizia di 2 giorni fa, adesso incominciamo a ricevere anche le lettere anonime con le minacce alle nostre famiglie, quindi per dire questo bel clima che si respira, ne abbiamo mandato una ai carabinieri nei giorni scorsi, perché dobbiamo smettere di assistere i clandestini, eccetera, eccetera. E questa è praticamente l'ultima diapositiva. Istituzionalizzazione, ecco, è anche una parolaccia da dire. E qui metto il diagramma cinese di crisi per far vedere come in effetti, di fronte a questa cosa positiva che è l'autoscioglimento, la strutturazione all'interno dell'istituzione, ci siano, come dicono i cinesi, sia dei rischi che delle opportunità, il pericolo e l'opportunità all'interno, diciamo, dello stesso modo. Perché effettivamente, secondo noi, è una grossa opportunità per dare continuità all'intervento. Il volontariato va bene, ma il volontariato può col tempo perdere motivazione, stanchezza, varie, eccetera, e le persone che hanno bisogno continuano ad aver bisogno. In più, è bene che il volontariato, col proprio entusiasmo e in questo caso anche la professionalità, sia il promotore di interventi, perché coglie per primo il bisogno e riesce a costruire una risposta. Ma quando si vede che questa risposta è una risposta adeguata, a quel punto bisogna che ci sia da parte dell'istituzione la volontà di farsene carico. Il rischio ovviamente è quello che, cioè, si perda un po' questa passione, questo impegno, e che istituzionalizzandosi le cose si raffreddino un po'. Noi dovremo monitorare, vedere. C'è anche il rischio che, come ci ha detto prima Salvatore Geraci, appunto, che anche i rivolgimenti politici potrebbero cambiare molto anche gli assetti, diciamo, istituzionali, quindi la possibilità. A quel punto dovremmo ritornare come prima sulle montagne, no? E quindi riaprire l'associazione, quindi ti verrò a ritrovare, ti dirò: guarda, riapriamo. Spero di non riaprire, cioè nel senso che andiamo avanti così. Grazie per l'attenzione. Io veramente ringrazio anche Mauro, perché ha portato un po' questa esperienza, e quello che mi colpisce un po', non so se faccio una sintesi molto abbreviata, no? È che ci siamo un dibattito tra volontà delle persone e in qualche modo diritto all'uguaglianza, è in ballo questo discorso qua, che credo che sia molto importante.
Un'altra cosa importante, credo, che ha detto Mauro, è di non stare in silenzio, nel senso che veramente anche rispetto alle cose che stanno accadendo, credo che è un obbligo, un dovere non stare in silenzio, perché far sentire la propria voce almeno bilancia le altre voci, perché pro e contro. E a questo proposito credo che Geraci ci voglia aggiornare su un'altra cosa molto importante che sta accadendo, se ho capito, in Regione Puglia, però penso che possa essere utile proprio su questa linea in qualche modo. Poi dopo, tenendolo qui in piedi vicino a me, se ci sono domande, così, discussioni, possiamo anche aprirla, per cui gli passo la parola. Sì, no, io ringrazio Mauro per, insomma, dopo effettivamente la mia relazione serviva qualcosa di positivo, però vi aggiorno sul positivo, perché proprio la settimana scorsa la Regione Puglia ha approvato il piano sanitario socioassistenziale, dove prevede, già con un accordo fatto, il medico di medicina generale per tutti gli STP in Puglia, quindi a livello regionale hanno fatto questa operazione. Anche lì critiche asprissime, insomma, vedremo quello che succede. Tra l'altro loro hanno fatto non in maniera esclusiva, per cui hanno previsto anche degli ambulatori, diciamo STP dedicati, in particolare in quelle zone dove c'è il lavoro stagionale, quell'immagine che abbiamo visto, dove chiaramente lì il medico medicina generale non può arrivare ad essere, insomma. È stato disegnato, almeno sulla carta, un piano, devo dire, estremamente interessante, perché sarà poi interessante valutare come l'impatto, tenendo conto che già in qualche modo la Regione Umbria ha questa impostazione, ma non valuta l'impatto, per cui non sappiamo se funziona oppure no, e in parte l'ha cominciato a fare anche la Regione Trentino, quindi la Regione, se mi sentono voi, la provincia autonoma di Trento. Quindi, diciamo, ci stanno dei segnali, insomma, anche sul piano regionale interessanti. È chiaro che ci muoviamo in un campo minato. Sono Francesca Pastorelli, lavoro in Socos, con la Socos da un sacco di anni. Dobbiamo affrontare un'altra emergenza, fra le tante emergenze, che è un'emergenza culturale, o se vogliamo l'emergenza ignoranza. Io credo che nella popolazione italiana una percentuale bassissima di persone siano a conoscenza dei dati che ci siamo scambiati oggi, che sono dati non solo di vita vissuta, ma sono dati di letteratura, sono dati scientifici, quanto ci ha detto Arghidigò, quanto ci ha detto... E questo è un enorme problema, secondo me, perché l'ignoranza notoriamente genera fragilità culturale. Più la popolazione è ignorante e più si beve qualsiasi cosa viene detta. È stato accennato prima al problema sicurezza. L'enormità del problema del rapporto fra correlazioni, fra immigrazione, immigrati e sicurezza nasce dall'ignoranza. L'ignoranza fa sì che l'immigrato venga associato al pericolo per la sicurezza di ogni singolo cittadino. Allora mi chiedo che cosa noi possiamo fare e che canali possiamo avere per lavorare con gli italiani, non solo con gli immigrati, comunitari, extracomunitari, eccetera, eccetera, perché l'emergenza mi sembra il dialogo e il lavoro con il cittadino. Di questo non abbiamo parlato e secondo me è il futuro di associazioni come la Socos e le altre qui presenti. In realtà non è una domanda, è una considerazione che io condivido appieno, ma io penso, adesso non vorrei, ma nel patrimonio genetico di ogni gruppo che si occupa di assistenza degli immigrati, ci sono almeno quattro geni, qualche quattro catene specifiche, che sono quello dell'assistenza, cioè di rispondere concretamente al bisogno, è quello che facciamo. C'è quello della conoscenza, elaborare dati epidemiologici che siano inattaccabili dal punto di vista scientifico. Noi a Roma su questo abbiamo, diciamo, non vinto le battaglie, a me non piace parlare in questi termini, comunque riuscite a spuntare delle cose importanti quando ad esempio era presidente della regione Storace, che non è proprio una persona morbida. E terzo punto è quello della formazione, ed è questo a cui tu ti riferisci, quella dell'informazione è un po' più complicato, perché non dipende solo da noi, cioè degli attori diversi, dove in mezzo stanno i mass media, entra in gioco tutto quello che sappiamo sui mass media. Qui c'è un'agenzia di stampa, redattore sociale, c'è ancora? Che non c'è più,
che però fa un'operazione abbastanza di attenzione su questo, però è di nicchia in qualche modo, non è casuale che non ci sono i grossi giornali. Ma io credo molto in quello della formazione. Io l'altro giorno stavo facendo un calcolo, io in questi anni ho formato almeno con un giorno quasi 13.000 per formato, cioè ho dato, ho trasferito delle conoscenze almeno a 13.000 persone, nei corsi basi, nei master, diciamo, molti di voi mi hanno subito a vari livelli, e mi spendo molto per questo, che è stata una conquista per la mia organizzazione, perché io non sono un volontario, io lavoro a tempo pieno con la Caritas di Roma, ma aver convinto la Caritas di Roma, parlo di anni fa, che io posso non stare in ambulatorio a fare il medico, ma ha uguale funzione, anzi è più importante che sto qui oggi, che sto a fare un corso, cioè è stato un passaggio culturale anche dentro, diciamo, dell'organizzazione, ma secondo me è fondamentale. Noi, e poi ci danno alcune altre cose che possono essere utili, Antico lo sa perché lo segue bene, tutto il rapporto che abbiamo col SISM, con gli studenti di medicina, in modo tale noi a Roma, ma in varie parti d'Italia c'è la possibilità agli studenti di medicina, ancora nella fase studenti, a fare un periodo di tirocinio di conoscenze all'interno degli ambulatori che serve a veicolare tutta una serie di passaggi di informazione. Sarà, ma io mi sono trovato in un momento storico particolare, quando c'era la Bindi come ministro, che i più stretti collaboratori erano persone che avevano partecipato ai miei corsi di medicina delle migrazioni. È chiaro, è stato molto più facile poi veicolare tutta una serie di passaggi. Vero è che in questo momento, l'altro giorno ho conosciuto quello della Croce Rossa che va nei campi zingari, ha fatto il corso con me, però evidentemente non sono riuscito a trasferire una metodologia, però insomma sono d'accordo su questo, chiaramente. Tutte queste iniziative sono ottime, però ancora riescono ad acchiappare chi è già sensibilizzato. Qualcuno in Italia ha mai pensato di fare un punto d'ascolto per cittadini incazzati? Cioè di partire da colui che ritiene di avere un problema con l'immigrato della porta accanto. Mi hanno rubato il portafoglio, sicuramente era straniero. Cioè partire dall'accogliere la problematica vista dall'altra parte, perché si crea un problema di razzismo, perché c'è un problema di difficoltà verso lo straniero, studiarla e rispondere. Questo qualcuno lo fa? Perché sicuramente qui nessuno di noi ha, fra virgolette, paura dell'immigrato, se no non saremo qui. Ringrazio molto Francesca perché veramente è uno spunto anche per una futura attività, nel senso che forse ci dobbiamo occupare degli italiani in difficoltà con i migranti piuttosto che dei migranti in difficoltà con gli italiani, forse anche, no? Forse di tutte e due. No, io volevo dire questo. Io mi ricordo quando sono stato, questo forse sarà stato penso il 2000-2001, all'ambulatorio Caritas di Roma per parlare con Salvatore e dopo preparare la mia tesi. Penso che molti di quelli che sono transitati anche nell'università da noi hanno iniziato a fare le tesi mandati dalla Caritas. Ritornando con pacchi di rapporti e con un sacco di informazioni che erano completamente diverse. Però io penso che ci sono due livelli di lavoro, più o meno. No? La questione delle migrazioni tira in ballo, già prima, molto su come abbiamo organizzato la nostra società, molto su come abbiamo deciso di vedere il futuro, eccetera, eccetera. Ci sono dei rapporti subalternità che vivono già nella nostra organizzazione sociale, che fanno le persone marginalizzate, eccetera, eccetera. Sono dei processi di grande portata, che debbono essere compresi. Allora, da un lato c'è necessità di una grande informazione, ma dall'altro c'è necessità di una grande formazione. Prima cosa di tutto degli operatori, di chi si avvicina, con grande umiltà non smettere mai di imparare, continuare a studiare, imparare ad essere autoreflessivi. Io penso, adesso in questo momento mi trovo nel ruolo di università, no? Quello che noi dobbiamo fare è sicuramente raccogliere informazioni e produrre un sapere. Un sapere, come diceva prima Salvatore, deve essere circostanziato, deve essere epidemiologicamente valido, culturalmente profondo, ben collocato. C'è una capacità autoreflessiva. Ho lavorato 15 anni, penso che può produrre molto e contrastare con dati quello che viene detto nel contesto locale, ma anche quello regionale.
E questi dati possono essere utilizzati per fare vero e proprio ostruzionismo, per così dire, quest'ondata di semplificazione generalista. Nelle sedi più opportune, con agli amministratori, io sento dire regione, sento dire amministrazioni locali delle cose agghiaccianti, tipo ma noi dobbiamo pensare prima ai cittadini italiani e poi agli stranieri, perché sennò perdiamo le elezioni, se non sarebbe capito dalla popolazione. Bene, io l'ho sempre definito come presidio civile delle istituzioni, no? Quando uno si trova in una situazione del genere deve poter dire è sbagliato, per ragioni di ordine di sanità pubblica, per ragioni di ordine etico, per ragioni di ordine sociale, di praticità e di giustizia. Introducendo proprio questo elemento, io, guardate, mi trovo in una situazione spesso molto così di difficoltà parlando anche con le amministrazioni, no? Noi abbiamo una legge che è del 1998 sulla tutela dei cittadini stranieri, l'STP, che prevedeva già dal 98 istituzione del tesserino, del numero, del codice e degli ambulatori. Io vorrei chiedere se voi individuate adesso io non sono di Bologna, però insomma per dire, una persona che vive a Mezzolara o che vive a Budrio o che vive, che ne so, nella Bass, in questa regione, dove va a farsi curare? E dal 98 ad oggi che esiste una direttiva in forza di un diritto umano fondamentale sancito nelle Nazioni Unite, ripreso dentro la Costituzione Europea, contenuto nella Costituzione Italiana all'articolo 32, la salute non come diritto dei cittadini ma delle persone, tradotto in legge, in una legge racchiusa nel testo unico del 98, che è legge di questo Stato, e non è applicata. Allora, è una riflessione importante. Noi ci troviamo in uno Stato formalmente di diritto in cui i cittadini decidono organizzazione, eccetera, eccetera, e poi non viene dato realizzazione a quello che è in forza di legge. Questa è una riflessione profonda. Allora, di questo bisognerebbe chiedere ogni volta che ci siede un tavolo conto alle amministrazioni, con forza. No? A me certe volte mi dicono ma manca il quadro normativo, perché se no l'avremmo curati questi immigrati, è successo meno di 2 mesi fa. Allora, questo penso sia uno dei compiti, raccogliere informazioni, che siano in qualche modo sensibili, utilizzarle nei confronti dell'amministrazione e farle circolare la popolazione. Noi quello che possiamo fare non è contrastare i grandi mezzi di informazione, non possiamo comprarci le televisioni, noi come università formiamo gli studenti. Ogni anno ne formiamo 25, 30, 50, 100, 200, gli diamo questi temi in mano, anche lavorando col territorio e le associazioni di volontariato che ci danno le informazioni a cui noi le ridiamo, in questa sorta di logica. Però l'idea è quella di arrivare attivamente, non dire lo sportello in cui è giusto, no? Si accorgono, si ascolta e poi si cerca di fare qualcosa, ma non altri, noi, nel nostro quotidiano tutti, presidio del posto che ci troviamo. Io penso che il collega che si trova nell'ospedale di Trento e si vede i carabinieri là fuori, deve scatenare il putiferio, deve essere lui che deve avere l'informazione che deve succedere il delirio per una cosa del genere, deve conoscere le motivazioni per cui questo non è giusto a livello di salute pubblica, per cui fa male alla popolazione generale in termini economici e non è eticamente sostenibile, non è eticamente corretto. Ecco, è lì, in quel posto, che si originerà una risposta forte, che non deve secondo me passare tanto attraverso il possesso dei mezzi di comunicazione. Quindi l'invito anche alla SOCOS e ad altre organizzazioni è quello di raccogliere le informazioni, sostanziarle, passarle il più possibile all'amministrazione e alla popolazione, formare gli studenti, perché tanti ne sono usciti da rapporto con l'università, col SISM dei nostri, e spiegargli che devono andare nel posto in cui si trovano, nel loro condominio, nel loro posto di lavoro, nella loro amministrazione, nella strada in cui passano, consapevoli delle cose che abbiamo ormai raggiunto, e lì fare una sorta di, ripeto, presidio civile del nostro mondo. Mi sembra che quello che con quale ha detto Ardigò credo che possa essere anche il tema di oggi pomeriggio, nel senso che oggi pomeriggio ci sarà un dialogo a più voci e credo che possa essere rappresentare un luogo adatto dove le realtà presenti nella realtà territoriale bolognese possono dialogare su come costruire insieme qualcosa attorno alla migrazione. Detto questo, torno a quello che ha detto la Francesca, ma raccontando un piccolo episodio personale. Scusatemi, ma io sono un ex extracomunitario. Purtroppo è così e me la porto dietro, non c'è verso. Detto questo, vi ricordate il periodo di Casarini a Bologna, di via Casarini, no? Io abito lì praticamente.
importante, no? Allora c'è il sommovimento di tutto il palazzo, il quartiere contro questa realtà, ma io ci abito lì. Allora il vicino di casa incontra mia moglie per la scala e gli dice: non ne possiamo più di questi extracomunitari, bisogna mandarli via da qui. E mia moglie lo ascolta due minuti, poi dice: scusi, ma io non posso continuare a dialogare con lei perché mio marito è extracomunitario. Allora lui si ferma un attimo, la guarda e gli dice: no, non lo è, non è come loro. Allora credo che, tornando a quello che diceva la Francesca, è vero l'azione di contrasto, però è vero anche che forse dobbiamo sviluppare modelli di interazione, di conoscenza reciproca, perché quando mi vedi in faccia mi nega la mia identità, addirittura pur di correggere un convinzione. Per questo dico, credo che forse è una cosa della quale ci dobbiamo occupare. Dico a Mauro Palazzi, visto che si è liberato dagli ambulatori, forse potrebbe cominciare. Noi partiamo dal fatto che siamo medici, mettiamo in primis la nostra professionalità a dare giustamente il servizio che possiamo dare, rispondere a un bisogno che è quello sanitario. Però oggi vediamo che effettivamente il problema è molto più vasto, c'è un problema di convivenza. C'è un problema che deve partire proprio da un incontro molto difficile, incontro che è reso ancora più difficile dal clima che si è sviluppato, innegabile. Io ho fatto degli incontri con rappresentanti, diciamo, delle associazioni di categoria, del sindacato, eccetera, nella mia realtà per presentare i dati che sono emersi dal nostro profilo di salute, eccetera. Beh, io sono rimasto veramente stupefatto di sentire dei discorsi, ma veramente profondamente razzisti, profondamente pieni, trasudati di pregiudizi, di stereotipi, da parte di persone che insomma, mi sembravano comunque... Ecco, quello che sta succedendo in Italia è veramente preoccupante, cioè noi facciamo bene a cercare di dare una risposta, ma qui bisogna creare la convivenza e quindi lì bisogna partire, da noi e anche dagli stranieri, dagli immigrati, perché comunque deve esserci un discorso che parte da tutte e due le parti. E io penso che la scuola in questo senso usi il condizionale, meglio usare il condizionale in questo periodo parlando della scuola. Usiamo il condizionale. Potrebbe essere un grandissimo luogo di creazione, diciamo, di convivenza, perché io vedo i bambini, i ragazzini piccoli, tra di loro, cioè stanno insieme, cioè non dicono è rumeno piuttosto che... creano dei legami e che poi si possono trasferire anche le famiglie. Io mi ricordo quando mia figlia andava a scuola, poi io sono diventato amico di una cecoslovacca, e cioè dall'incontro secondo me si superano molti pregiudizi. Perché quello che raccontava Rabi è vero, cioè quando noi pensiamo a un libanese, adesso tanto per parlare, o a un palestinese, o piuttosto che a un marocchino, è diverso se noi parliamo di una persona che ci rappresentiamo con un volto. A quel punto lì non è più quello stereotipo, diventa quella persona, magari una persona con la quale abbiamo anche simpatia, affetti, eccetera, e diventa una persona con la quale noi riusciamo a superare un po' quell'ostacolo. Quindi non so se siamo tanto noi, ma anche noi, soprattutto tutti quelli, mi verrebbe da dire, io non sono un cattolico, ma di buona volontà, ecco, che si mettono un pochettino insieme, associazioni di stranieri, Caritas piuttosto che altre associazioni, istituzioni come le scuole, per creare luoghi di incontro, di conoscenza e di scambio. È un lavoro duro, però veramente, mentre tu l'hai detto con una battuta, io ci stavo pensando veramente, bisogna che noi cominciamo a usare più energie magari in quella direzione. Quindi vorrei sottolineare molto questo appello che ha fatto la collega. Il mio nome è Carlo Contini e sono medico, lavoro alle malattie infettive dell'Università di Ferrara. Ho sentito le relazioni molto interessanti di Geraci, che tra l'altro ha avuto mio ospite a un convegno che ho organizzato a Ferrara quest'anno, la relazione di Palazzo, la relazione di Arrigò, che sta qua, e mi complimento vivamente con loro. E poi ho sentito anche gli interventi della dottoressa che appunto parlava di conoscenze, istruzione a vari livelli. Volevo un po' rivolgermi anche a Palazzo a proposito di una cosa. Io mi trovo spesso coinvolto a fare proprio a Cesena dei corsi per la polizia di frontiera. E quello che ho percepito, che veramente mi ha lasciato molto perplesso, quando, tra l'altro, quando andavo e quando vado tuttora a fare questi corsi, è la paura da parte degli stessi poliziotti nell'approccio all'immigrato. Cioè, è proprio una paura palese. Cioè, è il poliziotto che mi chiede, ma
come mi devo avvicinare, a quanti metri di distanza devo stare, dopo che io ho parlato tra l'altro di tubercolosi, di AIDS e di altre malattie infettive. Quindi evidentemente c'è proprio una grandissima non conoscenza del problema, perché si è parlato in effetti di tanti aspetti oggi, di aspetti sociali, di politica sanitaria, che tra l'altro io mi inchino di fronte a tutto quello che ci ha detto Geraci, perché non le conosco naturalmente tante di queste leggi che oggi purtroppo ci governano, alcune in malo modo, altre diciamo in maniera ottimale. Però certamente c'è un problema anche di non conoscenza delle malattie, quindi non solo malattie che riguardano gli extracomunitari, non chiamiamolo così, giustamente Geraci ha detto di chiamarli stranieri, ma proprio delle malattie di per sé, che non vengono conosciute, non si sanno, non si conoscono, non si sanno le modalità di trasmissione, non si conoscono, non si conosce l'epidemiologia geografica di queste infezioni, non si conosce niente. Quindi sicuramente istruzione che deve partire da tanto tempo prima, dal basso, e probabilmente anche un po' somministrata a vari livelli. Ecco, questo, il problema dei poliziotti sicuramente è un problema molto importante, perché la polizia indubbiamente ha a che fare nei grandi centri di smistamento degli immigrati, e non parliamo naturalmente soltanto di quelli che sono stati il primo grande collettore come la Puglia, la Calabria eccetera, ma adesso tra l'altro anche la Sardegna si sta occupando di questi problemi, infatti sono stato chiamato in causa anche in Sardegna per questo motivo. Ma io mi chiedo appunto come si fa a far capire veramente questo problema alle istituzioni politiche. Questo è il concetto.